nostra, perché sono Roma, e sono molto contento. Questo è un progetto che ho cominciato due anni e mezzo fa, un episodio molto importante sia della carriera di Roma, della carriera di Philip Guston, che amava molto questo paese, soprattutto questa città, e si vede proprio questo amore per il paesaggio, l'architettura, gli scavi archeologici, i frammenti scultorali della città di Roma, anche per il suo popolo, anche i paesi in Toscana, in Umbria, nella prima stanza, e anche per l'arte e la cultura italiana, dagli affreschi di Piero La Francesca, ai quadri appunto di Chirico, ai film di Federico Fellini. Quindi sono molto contento di poter offrire questo omaggio dalla parte di questo artista molto importante, uno degli artisti americani più importanti del dopoguerra, alla città, a Roma, che lui amava tanto. Volevo soltanto dire che questa mostra, dopo il Museo di Lotti, andrà alla Phillips Collection di Washington. La curatrice della Phillips Collection è presente qui oggi. Sono molto contento di questa collaborazione. E volevo soltanto sottolineare che questo episodio, che è praticamente inedito, questa è la prima volta che questi quadri, sono 35 opere della serie Roma, che sono state riunite insieme, e secondo me Guston sarebbe stato molto contento che è proprio a Roma la prima tappa di questa mostra. Come dicevo, è venuto qui in Italia tre volte, prima come borsista all'American Academy, poi quando ha mostrato i suoi quadri alla Biennale di Venezia nel 60, e appunto quest'ultimo viaggio nel 70-71, che era in un periodo essenziale per la sua carriera. Era subito dopo una mostra storica a New York, dalla Marlborough Gallery, in cui lui ha abbandonato, ha dimostrato di aver abbandonato l'astrattismo e tornato al figurativo, un momento molto importante anche per l'arte moderna e contemporanea. Lui è scappato e dalle polemiche a New York, ha suscitato molto polemiche, ed è venuto proprio qui in Italia, una specie di rifugio, ma anche fonte di ispirazione per lui, come si può vedere nelle sue opere. Quindi sono molto contento di aver contribuito in un certo punto, in un certo senso, a ricostruire questo episodio molto importante sia per la storia visiva della città e anche per la carriera di questo grande artista.